Amici carissimi, ben trovati ancora una volta con Piazza del Popolo, Piazza del Popolo che è il format per eccellenza di Manfredonia TV. Come è capitato già in altre occasioni, nelle precedenti trasmissioni, siamo costretti a dover registrare in rete, a dover riprodurre in rete a causa delle disposizioni che ben conosciamo in questo periodo. È un periodo particolare, un periodo in cui fra non molto riprenderanno un po' tutte le attività commerciali, le attività economiche, alcune sono già iniziate. Purtroppo non riprenderà lo sport. Per quanto riguarda le altre discipline sportive, ormai sono noti i comunicati con i quali sono state sospese tutte le attività, mentre si attende la ufficialità per quel che riguarda il calcio, a partire dalla massima serie fino ai campionati dilettantistici, tant'è che si sapeva, era di questi giorni, la notizia che il ministro dello sport aveva chiesto una informativa sullo sport e sul calcio per il prossimo Consiglio dei Ministri che sarà convocato fra qualche giorno. Abbiamo invece, proprio perché parliamo della nostra città e parliamo anche di quelle che sono le attività non solo commerciali, economiche o turistiche, ma parliamo di quelle che sono le attività sportive della nostra città. Poi, tra l'altro, sport, lo vogliamo ricordare, non è semplicemente solamente sinonimo di gioco, ma intorno allo sport verte tutto un indotto, cioè tutta una organizzazione che traduce le attività sportive delle società di questa città in vera e propria attività economica, anche a causa dei tanti investimenti che sono stati fatti. Il presidente del Manfredonia Calcio, che è già stato tantissime volte nostro ospite, che come al solito in maniera squisita risponde sempre positivamente al nostro appello, è con noi e pertanto lo salutiamo. Bentrovato Raffaele Delittis. Buonasera a voi e grazie per la chiamata e ovviamente complimenti per tutta l'informazione che date a favore sia dei cittadini, diciamo, della nostra amata Manfredonia, sia chiaramente per le notizie che date che riguardano la provincia di Foggia. Bene, provincia di Foggia, città di Manfredonia. Manfredonia che sappiamo benissimo da 2 anni a questa parte punta molto sul calcio attraverso la presidenza del dottor Delittis che ha dato un input nuovo, un input diverso e tanto entusiasmo nuovo in quel miramare che ha conosciuto anche fasti più importanti. Si ha l'impressione che in qualche maniera si può tornare a quei fasti, soprattutto se non si perde l'entusiasmo. Entusiasmo che si è in qualche maniera interrotto il 1 marzo di quest'anno, quando alla 25esima giornata, dopo la vittoria per 3-0 contro il Donuva, il Manfredonia, come tutte le altre squadre di calcio, ha dovuto sospendere la propria attività. Presidente, che è Sì, successo da quel 1 marzo ad oggi? purtroppo siamo stati costretti a interrompere le nostre attività agonistiche, non soltanto per la prima squadra, il che mi dispiace tanto perché eravamo in piena corsa per arrivare alla vetta del campionato. Ricordo che eravamo a 4 punti dalla prima in classifica, con uno scontro diretto ancora da fare, altre 5 partite da disputare, con un distanziamento sulla terza in classifica di ben 6 punti. La cosa che più mi dispiace è l'aver interrotto il settore giovanile della scuola calcio, perché a mio avviso coloro i quali hanno sofferto di più questo periodo di stop e l'insorgere del Covid-19 sono state, oltre agli anziani, ai disabili, a tutti coloro i quali non versano in situazioni confortanti, ma sono stati i ragazzini che non si sono trovati più ad andare a scuola, quindi a seguire le attività didattiche, e oltre, diciamo, a non andare a scuola, purtroppo
non sono neanche riuscito a praticare sport, e per quanto ci riguarda, appunto, lo sport che per noi, diciamo, per me è lo sport più bello del mondo, il calcio. Quindi sicuramente i bambini e i ragazzini del settore giovanile e della scuola calcio sono le categorie che hanno sofferto di più questa crisi. Noi siamo riusciti, e proprio in questi giorni è terminato il gioco che hanno organizzato i nostri tecnici, il gioco di Indovina un calciatore, ne abbiamo dato comunicazione sui nostri canali Facebook, un gioco che ha appassionato molto i bambini ed è giunto al termine. Oltre a quello abbiamo anche organizzato altre attività, chiaramente in maniera telematica, sulla preparazione di piatti, e anche lì davamo dei premi e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di intrattenere per quanto ci è stato possibile, chiaramente in via telematica, i ragazzini, anche consigliandogli degli allenamenti. Abbiamo postato tanti video di ragazzi che si dilettavano nel portare palla o fare dei palleggi in casa. Ecco, quindi la cosa che più mi dispiace è appunto questa, ossia l'interruzione delle attività agonistiche per i ragazzini, e spero che al più presto possa ripartire, e Manfredonia Calcio ripartirà proprio da quello, dal settore giovanile. Beh, che poi tra l'altro è una splendida notizia, sappiamo benissimo quanto è importante investire soprattutto sui giovani, sulle nuove leve, su quelle che possono essere anche quelle soluzioni per coltivare il calcio in casa. Tra l'altro il Manfredonia Calcio si avvale della presenza di ottimi allenatori, ottimi preparatori, un bel gruppo affiatato, una bella organizzazione che, se non erro, viene in qualche maniera coordinata dal vicepresidente, da Iraldo Colicelli, per cui insomma va merito anche a lui per questa bellissima attività svolta nel pieno di quelle che sono le potenzialità del Manfredonia Calcio. Sì, Iraldo Colicelli, il nostro vicepresidente, ha fatto un lavoro egregio ed è riuscito a coordinare, da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista strutturale e logistico, tutte le attività della scuola calcio e del settore giovanile. Mi permetto anche di ringraziare anche il coordinatore tecnico del settore giovanile, il mister Lorenzo Mangano, oltre a ringraziare proprio di cuore, diciamo, i due artefici delle attività alternative che abbiamo posto in essere all'atto del blocco dei campionati e delle attività agonistiche, che sono mister Franco Grasso e mister Matteo Ionata, che giorno dopo giorno, quotidianamente, si sono spesi davvero anima e cuore per tenere impegnati i ragazzi. Cosa dire, il nostro settore giovanile ha registrato dei numeri, Vincenzo, importantissimi, e da un punto di vista appunto di socializzazione delle attività correlate alla pratica del calcio, ma anche e soprattutto sui risultati che si sono conseguiti nel campo, perché è chiaro che il primo obiettivo nello sport è quello di favorire la socializzazione, la crescita, l'amicizia da parte dei ragazzi, ma quando parliamo di settore giovanile è anche importante, sono anche importanti i risultati, e i risultati sono arrivati. Il campionato juniores, siamo risultati primi in classifica con tanti punti di distacco dalla seconda, così come, e quindi ringrazio il mister Varrecchia, così come ringrazio il mister degli allievi, Gagliardi, che anche loro hanno ottenuto una splendida vittoria, anche loro hanno vinto il campionato allievi, così come ringrazio anche mister Franco Grasso per un'ottima annata, lui è stato alla guida dei giovanissimi, sono posizionati, diciamo, al vertice della classifica, e mister Ionata, che anche lui ha seguito, diciamo, i giovanissimi, perché noi quest'anno avevamo due squadre di giovanissimi, una che ha partecipato alle regionali e l'altra squadra che ha partecipato al campionato giovanissimi provinciale. Quindi i risultati sono arrivati, molto importante è stato questo, e molto importante sono stati anche i ragazzi che quest'anno sono stati mandati in prima squadra dal settore giovanile e hanno ben figurato. Quindi ottimi risultati dal calcio giovanile. E invece veniamo
a quello che è il settore della prima squadra, anche perché è quella che interessa più da vicino i tifosi biancocelesti, quelli che sono tornati in massa al Miramare e che con 4.000 presenze proprio in occasione della gara contro la United Slay hanno davvero sposato in maniera festosa il Miramare come ai vecchi tempi. Presidente, c'è stata qualche giorno fa una proposta partita proprio dalla tua persona su un vero e proprio congelamento o una cristallizzazione dei campionati con l'idea di voler guardare anzitutto alla classifica finale del girone di andata e poi eventualmente tenendo conto anche delle posizioni di classifica attuali. Partendo da questo presupposto, è stata una proposta che è stata valutata molto positivamente anche dalle altre società sportive. Credo che più o meno la linea sia quella che permetterebbe comunque, qualora venisse accolta, di evitare le retrocessioni, ma di permettere il salto di categoria alla prima società classificata e successivamente anche alla seconda o alla terza nella eventualità di ripescaggi. Anche perché si tratta di quelle società come la Slay United, il Manfredonia Calcio e la Vigor Bitritto che hanno investito tantissimo in questo campionato. Sono queste le proposte? Restano queste le proposte o ci sono ulteriori novità? Sì, tra i primi traguardi, diciamo, di cui chiaramente sono più fiero è proprio questo, aver risvegliato quel sentimento che covava da anni nei manfredoniani e nei tifosi di Manfredonia. La scelta di venire al Miramare a seguire la propria squadra e i numeri che sono stati registrati al Miramare non solo quest'anno in occasione della partita con la Slay, ma anche lo scorso anno, ad esempio, in occasione della finale playoff con il Canosa, ma anche durante tutti e due i campionati che abbiamo disputato, sono numeri che non si vedevano dalla Serie C, quindi mi pregio, diciamo così, di aver raggiunto questo traguardo, oltre a rimpiantare e a far sì che Manfredonia ritrovasse la sua centralità nel panorama calcistico dilettantistico pugliese. È chiaro che però in premessa dico questo, che oggi è acuito ancora di più da questa fase Covid che stiamo vivendo, non è più pensabile che le società sportive, tranne qualcuna, facciano campionati spandendo e spendendo, da un punto di vista economico e finanziario, sull'allestimento di rose importanti con nomi altisonanti e quant'altro. Le squadre, si è visto già in passato che le squadre che hanno adottato questa linea gestionale hanno naufragato. Quindi importante secondo me per il futuro sarà appunto quello che dicevo prima, quindi l'ottimizzazione delle risorse, in particolar modo con il settore giovanile. Oggi per fare questi campionati bisogna coltivare un settore giovanile importante, quello che noi abbiamo già cominciato a fare e che i miei collaboratori stanno facendo in maniera esemplare. Citavo prima Iraldo Collicelli e tutto lo staff del settore giovanile. E io conto l'anno prossimo di fare una squadra molto giovane, composta di ragazzi, diciamo, locali, che comunque sicuramente ci porteranno molti più frutti che non andare a pescare, diciamo, da altre piazze. Per quanto riguarda la mia proposta che ho fatto unitamente ad altre società, noi ricordo abbiamo inviato una nota al presidente Tisci, che reputo una persona di una grande natura morale, un grande professionista che ascolta le istanze dei territori, e infatti ci ha anche risposto alla nota che gli abbiamo mandato, ma io mi sento spesso con lui. Abbiamo richiedendo la sospensione a tempo indeterminato di questo campionato, in quanto non c'erano più le misure di sicurezza per poter proseguire oltre. Non è pensabile che i campionati dilettantistici riprendano sul campo. E nell'occasione, con la sottoscrizione di questa nota che abbiamo noi sottoscritti come prima società, ma poi tutte le altre società si sono accodate,
Io ho richiesto, diciamo anche informalmente, diciamo così, alla Lega Nazionale Dilettanti con dei comunicati, appunto quello che hai detto tu, prima di tutto una sospensione a tempo indeterminato del campionato, una cristallizzazione della classifica all'atto chiaramente della chiusura del campionato, facendo sì, per quanto riguarda le ammissioni, di premiare chiaramente la prima classificata all'atto della chiusura anticipata del campionato. La prima in classifica del girone di andata, no, questa è una proposta che hanno fatto nelle stragrandi regioni del nord, perché al termine del girone di andata è chiaro che tutte le squadre si sono scontrate con tutti, quindi favorire la prima in classifica nel girone d'andata, in questo caso saremmo noi, diciamo, per quanto riguarda la promozione pugliese, la prima in classifica all'atto della cristallizzazione, diciamo, del campionato e del termine del campionato, e prevedere una graduatoria di ripescaggi che consentisse anche alle seconde, alle terze, diciamo, di poter ambire al salto di categoria. Noi abbiamo degli ottimi esempi nel nostro campionato che credo che per alcuni versi, non lo dico soltanto io, quest'anno il campionato di promozione avesse una qualità tale che non avrebbe sicuramente sfigurato anche in un campionato di eccellenza. Io credo che noi, il Bitritto, la Sly United, ma anche il Real City avrebbero occupato quest'anno nel campionato di eccellenza i primi posti in classifica, e di questo ne sono certo. Mentre per quanto riguarda le retrocessioni, non prevedere retrocessioni da questo punto di vista, anche per consentire chiaramente alle squadre che non hanno figurato al meglio quest'anno di potersi riscrivere, diciamo, nel campionato di appartenenza allorquando è stato chiuso. Io credo che questa sia la soluzione più praticabile, uno perché per due ordini di ragioni. La prima, congelerebbe, annullerebbe, sterilizzerebbe di fatto qualsiasi tipo di contenzioso possa sorgere. Due, invoglierebbe ancora di più le società a iscriversi a questi campionati, perché non ci dimentichiamo che questa crisi economica, sociale, politica, istituzionale, amministrativa e quant'altro porterà molte squadre a non riuscire più a coprire costi di mantenimento di un campionato che sia di eccellenza, di promozione o di prima categoria, semplicemente per il fatto che dopo questa crisi, a mio avviso, il 70-80% degli sponsor che contribuivano a far sì che le società potessero, diciamo, restare tra virgolette sul mercato, questi sponsor non ci saranno più, quindi tutto il peso economico ma anche finanziario ricadrebbe esclusivamente sui soci del sodalizio sportivo, e questo non credo che tutte le società possano farlo. Dunque incentiviamo, la mia proposta è incentivare le società a iscriversi, bloccare quest'anno le quote di iscrizione, di tesseramenti e quant'altro, appunto per consentire questo alle società, e prevedere chiaramente dei contributi e a fondo perduto e a conto interesse, chiamiamoli come vogliamo, ma contributi a fondo perduto per le società che dimostrano di aver giocato in questi campionati, appunto per favorire la pratica dell'attività sportiva. Ecco, questo, diciamo, è la ricetta che io ho espresso e che credo abbia trovato un po' l'accoglimento di tutte le parti sociali e di tutte le società che orbitano all'interno del calcio dilettantistico pugliese. Ecco, poi paradossalmente si salverebbe pure il Capurso a zero punti, che si ritroverebbe l'anno prossimo con le quote già versate, visto e considerato che si parla di così come sta avvenendo in quasi tutte le federazioni, di ripetizione della spesa anche per l'anno prossimo, quindi considerare in questo caso le quote di iscrizione valide anche per il prossimo campionato. Esatto. Però questo porterebbe anche all'aumento delle società in un unico campionato o in più gironi. Sì, questo sì, però consideriamo il fatto che la Campania, che per numero di abitanti e per la sua conformazione è quasi simile alla Puglia, ad esempio in eccellenza ha due gironi, in promozione mi sa che comunque se non ha tre gironi ne ha due, ma comunque ha un maggior numero di squadre. Quindi, sì, come la Sicilia, pure la Sicilia ne ha due di gironi di eccellenza. Quindi voglio dire, giocare in sovrannumero di due squadre nel campionato d'eccellenza,
o prevedere addirittura, diciamo, due gironi, non farà altro che sensibilizzare ancora di più le squadre a iscriversi e a tentare, diciamo, di giocare in questi campionati. Quindi questo io credo gioverebbe a tutto al calcio dilettantistico pugliese da questo punto di vista. Però, come giustamente è stato detto, è una proposta che è stata accolta positivamente da quasi tutte le società sportive che praticano calcio dilettantistico. Anche perché... Io credo di sì, e il presidente Tisci, dato che appunto è stata accolta credo dall'80-90% di tutte le società che orbitano all'interno di questa regione, sicuramente non potrà fare a meno di prendere in considerazione, perché al di là della linea che verrà tradotta chiaramente dal Comitato Nazionale LND, comunque le regioni hanno autonomia all'interno dei loro consigli federali, quindi chiaramente il presidente Tisci dovrà sicuramente, ma sono certo che lo farà, perché ripeto, è una persona di indubbia moralità, una persona che ha masticato calcio, lo fa da tanti anni ed è davvero una grande persona, sicuramente riuscirà accogliere le istanze di tutte le società e di tutti i territori e tradurre quelle che è la volontà della società per consentire appunto alla federazione regionale di crescere ancora più e attutire gli effetti di questa, diciamo, pandemia generale. Presidente, alla luce di queste proposte che, come detto, sono state accolte positivamente, questo produrrebbe ovviamente il salto di qualità anche per il Manfredonia, che tra l'altro avrebbe, qualora il campionato fosse continuato, avrebbe addirittura potuto sperare nell'agganciare la prima in classifica, visto che tra l'altro si ritrovava alla data del 1 marzo con 6 punti di vantaggio sulla terza. Sì, io credo che se il campionato si fosse concluso normalmente, insomma, Manfredonia, al netto del fatto, diciamo, e dell'aspirazione di poter arrivare in cima alla classifica, quindi primi classificati, comunque, anche qualora non ci saremmo posizionati primi, comunque io dico che al 90% saremo saliti, anche considerazione del fatto che siamo la migliore seconda, anzi noi abbiamo molti più punti ad esempio della prima in classifica dell'altro girone, quindi sì, questo sì, diciamo ci dice tutto, anche perché negli ultimi 2 anni le nostre sono state sfide a 2 con United Slay Bari, che oggi si chiama United Slay Trani, perché trasferisce, diciamo, la squadra e la società all'interno del comprensorio tranese. Quindi io credo che il Manfredonia di fatti era già in eccellenza e non voler riconoscere questo è molto grave, insomma. Benissimo. Sarebbe. Presidente, anche da tifosi siamo convinti comunque che il Manfredonia l'anno prossimo disputerà il campionato di eccellenza, un campionato di eccellenza che chiaramente deve essere organizzato, per il quale occorre organizzare una vera e propria task force per puntare anche l'anno prossimo a ben figurare, in particolare ad ottenere dei risultati che, come è stato detto, con tanti giovani da inserire in prima squadra potrebbe essere anche una ottima soluzione. Però c'è sempre il problema atavico del Miramare che, come già è stato detto nelle scorse interviste sia a Manfredonia TV sia a Radio Manfredonia Centro, continua a essere la problematica che riguarda la squadra del Manfredonia. Problematica perché non c'è un'amministrazione civica, c'è un commissario, anzi un pool di commissari con i quali non è stata ancora avviata alcuna convenzione per poter gestire il Miramare. Sì, il problema del Miramare ormai ce lo portiamo da anni, è un problema davvero spinoso. Non credo, diciamo, che quest'anno il comune sarà in grado di provvedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse atta all'affidamento in concessione della struttura Miramare con annesso rifunzionalizzazione del manto erboso, anche perché c'è stato un anno di tempo per farlo e non è stato fatto, e prima ancora dell'insediamento della commissione straordinaria
non è stato fatto neanche, diciamo, dalla precedente giunta comunale, quindi io credo che non sia tra le priorità, tra le priorità del comune di Maffedonia. Io presumo chiederanno un'altra deroga che non so a questo punto se gli verrà concessa. Se così non fosse, è chiaro che, me lo dico chiaramente in maniera cruda, Manfredonia non avrebbe un campo sportivo su cui disputare le partite del campionato, spero di eccellenza o di promozione, quindi poi ci sarebbe il problema di andarsi a trovare un altro campo fuori provincia, ma questo vuol dire poi vanificare tutti gli interventi fatti, ecco, a favore dei giovani, dei ragazzi, della scuola calcio, del settore giovanile, che a quel punto sicuramente tutto quel patrimonio che con sacrificio, con le nostre risorse economiche abbiamo costruito, verrebbe sicuramente meno, e questo sarebbe un vero peccato. Purtroppo, voi lo sapete bene, questo non dipende da noi, diciamo, il problema di Miramare purtroppo noi l'abbiamo più volte sollevato, sollecitato, manifestato, e purtroppo non dipende da noi, e chiaramente è un problema che non ci consente di fare programmazione. Noi quest'anno purtroppo sarà un'altra estate calda, perché ci sarà questo problema, e al posto di fare programmazione saremo costretti a correre dietro questo problema, e non è neanche detto che poi ci registreremo all'interno del prossimo campionato, perché non è detto che se non abbiamo il campo riusciamo a trovare un altro campo che ci possa consentire di svolgere un campionato. Qualora ci fosse una deroga, il Miramare sarebbe in grado di sostenere ancora un altro campionato, così come è la situazione attuale? Diciamo di sì, perché poi le manutenzioni ordinarie, anche se non ci spettano, di fatti le facciamo noi, come ad esempio le luci. Quelle luci le abbiamo cambiate praticamente tutte quanti noi, anche se non ci spettava, le reti, i palloni, cioè tutte le attrezzature che stanno all'interno del Miramare e quant'altro. Quindi diciamo che seppur con una serie di problemi anche strutturali, ad esempio ci sono le tegole del tetto che ogni tanto vengono giù quando fa cattivo tempo, l'ho segnalato più volte all'ufficio tecnico del comune, insomma ci sono dei problemi strutturali, ma presumo che un altro campionato si riesca a fare anche in deroga. Però Vincenzo, non si può pensare di andare avanti così, perché è veramente uno strazio ogni anno per noi e per tutto l'ambiente. Io credo che questo è un problema che bisogna risolverlo, credo da almeno 3 anni, però diciamo ogni stagione ci ripromettiamo di risolverlo la stagione successiva, ma poi arriviamo a maggio e nulla è stato fatto, diciamo. Bene, io invece vorrei aggiungere questo fra le varie domande, anche se siamo in conclusione. Presidente, siamo a 27 minuti e mezzo, per cui abbiamo altri 2-3 minuti. Come vedi, ho trovato l'escamotage per arrivare a grande ora, approfittando anche del fatto che sappiamo benissimo che il presidente De Nittis ha un ottimo eloquio. E allora facciamo quest'altra considerazione, ed è una delle ultime domande. È scarsa sensibilità verso il Manfredonia e quindi verso lo sport, l'atteggiamento della pubblica amministrazione che attualmente è gestita a livello commissariale, oppure è mancanza di priorità? No, io non credo sia questo. Io credo che la questione stadio, la questione Miramare, la questione del Manfredonia Calcio non rientra, ecco, appunto, tra le priorità dell'amministrazione straordinaria. Io infatti il mio più grande rimpianto è quello di non aver di non essere riuscito a far comprendere, ma forse è stata colpa mia, non lo so, all'amministrazione precedente la vitale importanza, diciamo, di questa di quella struttura e del calcio al Manfredonia, perché per come la vedo io, diciamo, questo problema doveva essere risolto prima dell'insediamento dell'amministrazione straordinaria, quindi la scorsa stagione ancora, cosa che non è stata fatta, e ritengo che l'amministrazione straordinaria, visto lo stato, diciamo, della città di Manfredonia, ad oggi non rientri, ecco, tra le priorità. Ma voglio dire, non voglio neanche colpevolizzare Vincenzo con questo la giunta precedente, perché anche la giunta precedente
probabilmente aveva altri problemi da risolvere e magari diciamo non c'è stato il momento e il luogo per cui sistemare la questione del Miramare. Io dico soltanto una cosa, senza puntare il dito verso nessuno, perché ognuno diciamo poi fa quello che può. Io dico questo, che all'indomani, ecco, dall'uscita dell'amministrazione straordinaria, la nuova giunta che si insedierà nel comune di Manfredonia, io credo che debba necessariamente inserire tra le priorità il Miramare, perché ripeto, non solo per una questione diciamo di avere la prima squadra della città, di fare calcio e quant'altro, ma anche, ecco, io dico, e lo dico veramente col cuore, soprattutto per permettere ai tanti ragazzi, ai tanti giovani della nostra città di vivere lo sport, di vivere l'amicizia, di vivere la socialità e i rapporti personali che si vanno a creare, perché io sono stato, ho avuto la fortuna nella mia città, che amo più di ogni altra, Manfredonia, di essere calciatore, dirigente e tante altre cose. E le emozioni che a me ha regalato il calcio, sia quando giocavo sia adesso, e tutti i rapporti che ho tessuto quando giocavo a calcio, sono rapporti che mi porto avanti ancora oggi e che sono certo che mi porterò avanti sempre, perché sono, guarda, i rapporti più puri. E quindi io spero e penso che se si riesca a sistemare, ecco, la questione infrastrutturale, Manfredonia diciamo può ritrovare, ecco, quella centralità che purtroppo negli ultimi anni si è andato opacizzando. Benissimo, dalle parole del presidente De Nittis, presidente del Manfredonia Calcio, rileviamo anche quanto sia straordinario il calcio, proprio perché regala quelle emozioni che forse tante altre cose non riescono a donare. Ringraziamo il dottor De Nittis, il dottor Raffi, a voi per questa presenza. Ovviamente facciamo gli auguri non solo a De Nittis, ma a tutti i tifosi del Manfredonia, perché si possa tornare al Miramare per urlare in maniera decisa Forza Manfredonia. Per cui grazie ancora presidente, e noi ovviamente avremo occasione di risentirci ancora. Grazie. Molto bene, con il presidente del Manfredonia, De Nittis, abbiamo concluso, per cui non ci resta che dare appuntamento alla prossima puntata di Piazza del Popolo con i prossimi ospiti, che saranno tanti e pertanto ci divertiremo. Ancora grazie e a risentirci alla prossima occasione.